Cos'è questa puzza stavolta? Oh! Non guardare, ma io mi sono lavato! Allora cos'è questo odore da calzino puzzolente, eh? Beh, io di sicuro no. Anche se dobbiamo stare a casa nostra, mi lavo sempre! Oh, e allora? Non dirmi che... Ah! Hai buttato di nuovo la plastica nel cestino senza pulirla, eh? Mamma mia, quante volte te lo devo dire che bisogna svuotare bene o sciacquare un po' meglio gli imballaggi dal cibo prima di buttarli via, altrimenti poi puzzano. Come li hai fatti puzzare tu, calzettone pasticcione? Sì, ok, ok, hai ragione. Però li ho schiacciati per bene. Hai visto? Così occupano meno spazio nel contenitore e ci stanno dentro molti più rifiuti. Sì, d'accordo. Ma per mille pupille di buono cotone, cosa vedo nei miei occhi? C'è una penna nel cestino della plastica. E certo, Pino. Lo sai che sto facendo la didattica a distanza. Sto facendo tantissimi compiti ed esercizi. Consumo un sacco di cancelleria, lo sai? Sì, vabbè. Adesso vuoi vedere che improvvisamente ti piace pure studiare, eh? Cioè, spiegami, a distanza ti piace fare i compiti, mentre a vicinanza no, eh? In classe ti dava fastidio? Cioè, no, ma non è questo il punto. Il punto è che adesso devo essere più responsabile. Me l'ha detto la maestra nel video. E mi ha detto che lei ci aiuta, ma dobbiamo aiutarla a fare bene le cose a casa. E partendo da questo punto, io ho lavorato tanto e ho finito tante penne e anche tanti pennarelli. E li devo buttare via, capito? E punto! E va bene! E punto, e virgola, e vada per tutta la punteggiatura. E si fa sempre in tempo a cambiare in meglio. Sono contento, soprattutto se studi di più. Ma devi fare altrettanto bene anche quando butti via i rifiuti, altrimenti va bene a metà. E quindi, proprio per questo, la penna di plastica l'ho messa nella plastica. Devi gettare nel secco le penne. Nel cestino della plastica ci vanno a finire solo gli imballaggi. Sai cosa sono? Le cose che contengono le cose. Esatto, cioè solo i contenitori delle cose. E la penna non è il contenitore dell'inchiostro? No, Ginetto, non è un imballaggio la penna. E nemmeno lo sono tutti gli altri oggetti di cancelleria come i tuoi pennarelli, capito? Va bene, ho capito. Adesso sistemo tutto bene, però poi... giochiamo un po'. Va bene. Io sono una Jeep. E io sono un camion dei pompieri. Sì, guarda. Attento, ecco. Aspetta che vado a riprenderlo. Speriamo non si sia rotto. E invece si è proprio rotto. Per poco. E adesso? Beh, Ginetto, con tutto il tempo che hai a disposizione potresti provare ad aggiustarlo prima di buttarlo via. Ok! Vediamo se si può aggiustare. Beh, allora? Un attimo! Niente da fare, Pino Calzino! Ci tocca buttarlo via! E dove lo buttiamo? Aspetta che metto in moto il cervello! E penso che il giocattolo è di plastica, però non contiene nulla! Bravo! Per cui? Per cui non è un imballaggio, e quindi
Va nel secco! Ah, oh, finalmente! Bravissimo! Hai visto che mettendo in moto la tua testa ci sei riuscito?